Me l'avete chiesto per anni. Sicuramente nella rubrica La strega risponde avrò già risposto a questa domanda. Oggi ho deciso di parlarne come mio solito, ovviamente, come se stessimo facendo una chiacchierata, un tipo Marzullo. Si faccia una domanda e si dia una risposta, perché parlo da sola. E oggi finalmente parleremo degli strumenti della strega. Non vi darò un numero particolare, non vi dirò nello specifico dovete prendere questo, non dovete prendere quello. Io vi dirò quali sono. Poi ovviamente starà a voi decidere quale prendere e quale non prendere, se fanno per voi o se non fanno per voi. Prima di iniziare questo video, io vi invito a iscrivervi al canale, se non siete ancora iscritti, ad attivare la campanella per essere sempre aggiornati da polvere sui nuovi video che usciranno. Me lo trovate un jingle, delle frasette carine per dire sta cosa, perché non ce la faccio più a dire sempre la stessa cosa. Seguitemi anche su Instagram, che è il social che controllo tutti i giorni, rispondo a tutti, praticamente, o quasi, perché ho ancora dei messaggi nelle richieste che non sono riuscita ancora a leggere. E seguitemi anche su TikTok, che ogni tanto sclero anche lì. Ciao ragazzi, io sono Luisa e oggi parleremo degli strumenti della strega. Gli strumenti magici sono stati usati nella stregoneria per migliaia di anni. Tutto quello che a volte avete visto su libri o su foto particolari è tutto ciò che è stato utilizzato negli anni nella pratica stregonica. Ogni strumento ha il proprio simbolismo e porta il proprio potere in un rituale. Averli tutti è praticamente assurdo. Do il parere personale, ma è un po' impossibile economicamente, ma è anche assurdo riempirsi di strumenti. In tanti, infatti, si affrettano a comprarli tutti. Li devo avere! Sarete miei! Io ho sempre pensato che ogni cosa arriva quando deve arrivare e arriva. Ragazzi, credetemi, al momento giusto, nel momento in cui deve arrivare, mi arriva. Poi, scusatemi, spendere tutti questi soldi in una volta. Voi che ce l'avete, ben venga, per carità. Ma io negli anni non ho speso quasi niente perché ho sempre aspettato. Se vi ricordate quando vi ho raccontato del calderone che ho cercato per anni all'epoca, ah, voglio il calderone, voglio il calderone. Poi quando mi sono fermato ho detto, vabbè, basta, perché se non lo trovo, come dico io, torna mio marito da un mercatino delle pulci e mi porta un calderone ossidato. Bellissimo, che mi ha rimesso a nuovo e quello è diventato il mio calderone. Quindi per dirvi che non affrettatevi, perché magari negli anni la vostra pratica cambia, il vostro modo di pensare cambia, crescete. Quindi comprare anche tante cose che poi magari nel tempo lascerete come tipo di pratica, sono soldi sprecati, secondo me. Le cose che secondo me dovete sempre e comunque comprare sono candele, incensi, erbe, se sono previste ovviamente nelle vostre pratiche, cose che potrete comunque sfruttare nel caso in cui la vostra pratica dovesse cambiare. Ma ricordate soprattutto che lo strumento più importante e quello più potente siete voi, la vostra energia. Molti strumenti sono belli, ma restano comunque dei semplici oggetti di scena, come se fosse una sorta di scenografia, no, che creiamo intorno a noi, dei soprammobili, insomma. Ma a volte ci servono per poterci focalizzare. A volte dico per entrare di più nella parte, ma prendetela con le, cioè, tra virgolette, perché non è che dobbiamo recitare, però per aiutarci a focalizzarci di più sullo scopo, a volte sono utili. Magari avere una certa cosa sull'altare, magari non ci azzecca niente, che magari lì per lì con quello che sto facendo proprio non c'entra. Il lato estetico a volte aiuta tanto, no? L'esteriorità della cosa, quindi avere magari, che ne so, circondarsi di pietre ci può far sentire più forti, ci dà sicuramente più forza. Questo penso che faccia alle persone il fatto di dire no, voglio il calderone, perché magari nel momento in cui sta lì e sta ritualizzando, magari non gli serve manco il calderone, però avere il calderone simbolicamente magari lo aiuta a focalizzarsi di più su quello che sta facendo. Però ricordatevi sempre che la magia viene da noi, cioè l'energia. Magia uguale energia. Viene da noi. Noi abbiamo energia, noi abbiamo la capacità di poter fare tutto. Potete usare al posto degli strumenti le dita, il palmo della mano, potete usarle per aprire un cerchio, se fa parte della vostra pratica aprire un cerchio, per dirigere l'energia, potete usare la voce per cantare e cantare aumenta la vostra energia. Potete aumentare l'energia suonando il tamburo, tamburellando su un tamburo vero o con le dita su un mobile. Per quanto mi riguarda, possiamo fare qualsiasi cosa usando noi stessi, rendendo noi quindi uno strumento magico, quello più importante. Vediamo quindi che cosa sono questi strumenti della strega, cioè quello che una strega ha, quello che è associato a una strega o quello che è associato ad alcune pratiche magiche. Allora, il primo strumento può essere l'altare, il mezzo attraverso cui noi possiamo fare delle cose. L'altare, per quanto riguarda l'altare, vi rimando al video che vi metto nelle schede.
Ma come piove? È un tavolo, una libreria, una panca, il pavimento, una mensola su cui poggiate i vostri strumenti o comunque le cose che vi piace tenere sull'altare o le cose che vi servono in quel periodo, perché magari è un periodo particolare, dovete celebrare, che ne so, Samhain, dovete celebrare Yule, dovete, non so, qualsiasi cosa vi serve sta sull'altare o in un mobile a parte, come faccio io. È lo spazio sacro della strega, quindi tutto ciò che va a fare una strega lo fa sull'altare, io lo faccio sul pavimento. Un altro strumento della strega è l'atame o atame, scusatemi, io non so dove cade l'accento, quindi prendetela per buona, che è un pugnale a doppio taglio generalmente che viene utilizzato per dirigere l'energia. Si usa a volte per aprire un cerchio e va usato soltanto per cose legate quindi alla pratica magica. Viene usato anche per simboleggiare il dio o l'aspetto maschile del divino. È associato all'elemento fuoco, anche se alcune tradizioni lo associano all'elemento aria. E viene usato, come dicevo prima, per rappresentare il dio, mentre il calice rappresenta la dea, qualora il vostro culto prevedesse dualità divina, quindi dio e dea. Un altro strumento della strega è il bolline o il bolline. Ragazzi, scusatemi, oggi dove cade l'accento non lo so, io ho sempre detto bolline, una sorta di coltellino dal manico bianco. Io vi parlo degli strumenti della strega, poi ovviamente a seconda della vostra pratica, voi li usate, non li usate, li comprate, non li comprate, ve li fate, non ve li fate, sono cose vostre. È praticamente una sorta di coltellino dal manico bianco utilizzato per tagliare, ma niente di che. Cioè tagliare il ramo di un albero, erbe, corde, una torta rituale. Se state celebrando e a fine celebrazione condividete cibo. Alcune persone usano un coltello da cucina, quindi sta a voi poi, ecco, adattarvi se non volete spendere soldi, fate bene. Un altro strumento della strega può essere una ciotola. In genere gli altari sono pieni di ciotole sparse un po' dappertutto. Io c'avevo un sacco di ciotole su quell'altare. E in genere viene usato per contenere acqua salata e usare quell'acqua salata per benedire e consacrare il cerchio, qualora è previsto il cerchio nella vostra pratica, oppure tutti gli oggetti magici. Può essere in legno, in vetro, in ceramica, insomma il materiale che più vi piace. Alla ciotola invece è associato l'elemento acqua e simboleggia la dea, quindi l'aspetto femminile della divinità. Un altro strumento della strega sono le candele, e possono essere usate per svariate cose, per svariati scopi. Se credete nelle divinità, potete avere una candela, per esempio sull'altare per il dio, una candela per la dea, oppure per la vostra divinità. Le candele possono essere di vari colori e ogni colore ha la sua, porta in sé il suo potere. Vi metto qui i video vari, voi guardate sempre le schede, perché ci sono tanti video che ho fatto, quindi troverete poi la spiegazione e le associazioni dei colori riguardo alle candele. Le candele possono essere anche utilizzate per migliorare gli incantesimi, quindi appunto è utile conoscere le corrispondenze dei colori. Un altro strumento della strega può essere l'incensiere, su cui brucerete incenso, ovviamente, e ci sono di vari tipi, di varie forme, di vari colori, quindi sbizzarritevi. Un altro strumento della strega è il calice, che è una tazza che può essere fatta di metallo, di ceramica o di vetro, in genere usato per contenere bevande rituali. Viene usato per simboleggiare la dea, l'aspetto femminile della divinità, e viene usato spesso nei grandi riti, abbinato appunto con l'atame o atame. Io neanche sono andata a controllare dove ci va l'accento. Un altro strumento della strega, vi sto parlando di tutti gli strumenti, no? Degli strumenti specifici, la scopa, il calderone, possono essere i cristalli. I cristalli possono essere di ogni forma, tipo, colore, e servono per potenziare gli incantesimi. L'energia dei cristalli è veramente forte, è veramente importante a volte in un incantesimo. Molto comune è l'uso del quarzo ialino, perché ha la capacità di amplificare e dirigere ogni tipo di energia. Poi ovviamente ogni cristallo ha le sue proprietà e le sue caratteristiche. Vi metto la playlist qui riguardo ai cristalli. Un altro strumento della strega è il tamburo, che è praticamente un pezzo di pelle, sia vera, animale che sintetica, io preferisco quella sintetica, su una cornice di legno a forma di cerchio e emette un suono quando viene colpito, perché magari qualcuno si pensa che è un'altra cosa. Io ve lo spiego perché non do mai per scontato che le persone possano sapere tutto, quindi io spiego tutto quello che mi viene da spiegarvi. Poi ovviamente sorridete quando dirò una cosa scontata come ho fatto ora. Il tamburo viene anche utilizzato magari per andare in trance o comunque per fare dei mini viaggetti. È tendenzialmente più sciamanico e
Il tamburo associato alla danza, a danzarci magari mentre si suona, crea un'energia immensa. Un altro strumento della strega è la piuma, e possono essere usate sia per dirigere il fumo, magari di un incenso, quando accendete magari la salvia bianca in una conchiglia. Io adoro un sacco di conchigline perché abbiamo lo shop con la bustina di salvia. Adoro bruciare la salvia e dirigerla con le piume, quel profumo di salvia bianca è spettacolare. La piuma generalmente viene usata per simboleggiare l'aria. Un altro strumento della strega è la famosissima bacchetta, su cui ci farò un video perché mi è stata chiesta un sacco di volte di fare un video su che cos'è la bacchetta, a cosa serve e come fare una bacchetta, quindi arriverà anche questo video. È praticamente un pezzo di legno lungo e sottile, che può essere anche di metallo, ed è usato per dirigere l'energia. Ad alcune persone piace avere anche un cristallo sulla punta, magari contornarlo di rame. La mia prima bacchetta era fatta di sambuco, quindi era un rametto di sambuco. Sulla punta mettemmo una punta di quarzoialino, la avvolgemmo con il filo di rame e nel filo facevamo passare ogni tot centimetri una pietruzza, una chips di pietra, quindi venne una bella bacchetta. Infatti ce l'ho ancora là, proprio carina. Mia prima bacchetta, che poi ho fatto decorativo perché alla fine non la uso, cioè è lì, però potete poi impreziosirla come volete. Un altro strumento della strega è la scopa, che penso tutti conosciamo, anche se la gente immagina che ci mettiamo sulla scopa e voliamo, ma non è assolutamente così. È simbolo di fertilità e di prosperità, e in genere viene usata, ma ci sono tanti usi che si fa della scopa, ma qui vi dico giusto brevemente. Si usa per spazzare lo spazio sacro, quindi per purificarlo dalle energie negative magari che sentite, comunque per purificare la zona senza che tocchi il pavimento, quindi è una cosa simbolica affinché vada via, si sposti tutto quello che è fermo nel nostro spazio sacro, e si fa in genere prima di un rituale. Io ho la mia scopina piccolina così, che è tanto carina, me la sono fatta da sola e vabbè, non la uso. Sapete che non è che usi tanti strumenti quando ho da fare qualcosa. Lo strumento invece che da sempre è associato alla strega insieme alla scopa è il calderone. Per quanto riguarda il calderone, ci ho fatto sempre un video, ve lo metto qua sopra. Il calderone è un simbolo femminile, spesso durante il rituale si riempie d'acqua e vengono poggiati dei fiori, oppure senza acqua vengono messi dei fiori, viene usato per accenderci incenso, per accenderci una candela. Insomma, gli usi del calderone sono davvero tanti. Andate a guardare il video così vedrete tutte le cose che possiamo fare usando il calderone. Un altro strumento della strega è la campanella. In alcuni culti si usa per aprire e chiudere rituali, e a volte invece in altri rituali viene sfruttato proprio il suono che emette la campanella. Infatti per secoli si è creduto che avesse delle vibrazioni magiche, proprio perché questo è un tin 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 tin. Ora, nel dirlo a voi mi è tornato quello del liceo, addirittura quando suonava la campanella che dovevamo entrare a scuola. Perdonatemi ragazzi, ho dimenticato di parlarvi di due strumenti che ritengo, almeno per la mia pratica, fondamentali. Sto parlando del grimorio, ossia del libro delle ombre, e del mortaio. Tra l'altro sul grimorio proprio c'è un video sul canale che vi lascio nelle schede. Il grimorio è un libro con pagine bianche, ma può essere anche un quaderno ad anelli, può essere un quadernone, un quadernino, una qualsiasi cosa su cui volete voi appuntare le cose che ora vi andrò a dire. Ma io preferisco il libro con le pagine bianche da riempire, perché è tutto molto più bello. Anche l'occhio vuole la sua parte. Il grimorio è un libro con pagine bianche su cui appuntare tutto ciò che riguarda la tua pratica: corrispondenze, inni, incantesimi, oppure che ne so, come preparare un olio o cosa si può fare durante una celebrazione, insomma tutto quello che è l'aspetto della pratica. Mentre un'altra cosa che io non ho, comunque avevo, c'è poi il libro specchio, che è quello su cui si vanno ad appuntare tutto quello che noi proviamo quando facciamo, che ne so, un rito, un incantesimo o un sogno particolare, vogliamo appuntarlo, lo appuntiamo sul libro specchio, comunque su un altro quaderno a parte, proprio per separare la pratica da quella che è poi quello che noi proviamo sulla nostra pelle. Come dicevo, sul canale c'è un video, se non erro dell'anno scorso, dedicato completamente al grimorio, ossia al libro delle ombre. Il mortaio invece serve per pestare, per ridurre in polvere, per mescolare erbe e per creare misture con oli. Io non posso fare a meno del mortaio. Tutto ciò che faccio nella mia pratica prevede l'uso del mortaio. Ragazzi, io penso di non aver dimenticato nessuno strumento. Se l'ho dimenticato,
Scrivete sempre nei commenti, aiutatemi voi perché da sola non ce la faccio. Sono tante le cose che voglio a volte dire in un video, ma non voglio neanche poi fare video lunghissimi perché secondo me poi non si coglie il fulcro del video, no? Quello che voglio, mamma mia, che mal di schiena, quello che voglio realmente trasmettere. Niente, se ho dimenticato qualcosa, scrivetelo nei commenti e faremo un video aggiornamento. Ecco, faremo tutti aggiornamenti. Per questo video è tutto. Lo dico sempre, questo è un jingle, una cosa che voglio ripetere sempre. Spero veramente di esservi stata utile. Mi scrivete intanto dicendo che grazie ai miei video siete riusciti a capire tante cose che magari prima non riuscivate a capire, che grazie ai miei video avete avuto il coraggio di dire, di capire o di dimostrare a voi stessi quello che siete. Insomma, mi arrivano tantissimi messaggi e io vi ringrazio di cuore perché veramente oggi ero sul divano, no? Ho detto a mio marito, ero seduta, stesa, così col telefono e mi vedeva che facevo. Così, prendo una cover a caso. Guardavo il telefono e facevo così. Tutta contenta, mi ha fatto, ma che è? Ho detto, oh, ma guarda che tenero, guarda che cosa bella mi ha scritto questa ragazza. Ho detto, oddio, che tenero. Ho detto, amore, sono troppo contenta. I vostri messaggi, ragazzi, mi riempiono il cuore, letteralmente, perché mettermi qua a parlare, no? E metterlo su YouTube diventa, sembra una cosa meccanica, però. Cioè, per me sembra una cosa normale, però poi quando arriva la vostra risposta, che può essere un commento, che può essere un messaggio carino in privato su Instagram, a volte mi avete mandato le email, mi scrivete anche su TikTok, mi scrivete. Dico, ok, Lu, allora vai, continua, perché mi date veramente la carica e la voglia di andare avanti e soprattutto sapere che veramente posso aiutarvi in qualcosa per me è. È la gioia più grande, veramente mi riempie il cuore di gioia. Quindi grazie di cuore veramente a tutti voi, indistintivamente. Io sto qua per voi, nel senso che se dovessi parlare da sola, mi metterei davanti allo specchio e parlerei, cosa che faccio? Li metto su YouTube proprio per poter dare qualcosa senza chiedere nulla in cambio. Infatti non ho mai chiesto, scrivetemi, ditemi che sono brava. Il fatto che arrivino da voi spontaneamente tutti quei messaggi, cioè alcuni veramente mi hanno fatto piangere. A me mi rende, sono troppo contenta. Quindi grazie di cuore a tutti e spero anche questa volta di avervi tenuto un po' di compagnia. E per qualsiasi cosa, commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!